Una Roma sognata, una Roma che non esiste. La realtà è diversa, sguaiata, dissacrante. Al di là delle periferie, il traffico si riversa nei fiumi delle grandi arterie. Le zone industriali attorno alla capitale, i raccordi anulari, le autostrade. Una città come tutte nel mondo. Eppure, appena oltrepassata l'ultima cerchia urbana, ecco la prima sorpresa del Lazio scoperto dal cielo. Già tutt'attorno e lungo i nastri d'asfalto, questa regione resta l'agreste Lazio, cantato da un famoso distico di un poema latino. Basta lasciare l'autostrada e la solitudine lungo le strade bianche di campagna è subito assoluta. Non lontana dal centro di Roma esiste una plaga che più remota non saprebbe immaginarsi. Veio, dove l'erba, se è primavera, fresca ancora per il lungo umido inverno, è verde, macchiata da fiori selvaggi. Veio, città etrusca. Veio, rovine che hanno parlato con reperti splendidi. Davanti a opere come queste, un inglese ha scritto che gli etruschi creavano capolavori effimeri destinati ad essere fiori di un giorno. Un testo poetico, forse, questo di Lawrence, ma falso. Gli etruschi amavano vivere alla giornata? Sappiamo invece che furono proprio loro a insegnare ai romani l'arte di edificare. Nella campagna intorno a Roma ci sono opere che ancora adempiono alle loro funzioni dopo millenni, come questa, il Ponte di Blera. E furono gli etruschi a trasformare in abitati civili le sedi villanoviane. Lo ricordiamo sorvolando la zona di Barbarano e la zona delle necropoli a Cerveteri. Quanto resta dell'antica Cere, che fu ricchissima e ora città delle ombre? Le sue tombe sono vuote come case senza luce, ma le tombe ci dicono a che livello fosse giunta la civiltà della gente etrusca. Furono i re etruschi, i Tarquini, a gettare le fondamenta della grandezza di Roma. In questa campagna, in queste valli, in questi boschi attorno a Roma, ove confusi tra pietre e cespugli emergono resti di millenni, si respira un'aria di eternità. E allora l'aggettivo agreste sembra non basti a definire il Lazio. Un altro epiteto di più gran peso è necessario. Forse la parola adatta è numinoso. A sentire questa qualità del Lazio sono stati forse gli stranieri prima degli italiani. E l'idea di questo paesaggio eroico, commemorante un'epoca mitica in cui gli uomini vivevano in comunicazione con i numi, non nacque tanto tra le rovine di Roma, nella città, ma in quelle abbandonate nel silenzio e nella solitudine della campagna. Un esempio fra cento, fra mille, le pietre del teatro di Ferento, etrusco prima, romano poi. A creare il mito della campagna romana non sono stati i suoi angoli, anche i più pittoreschi, come ad esempio le cascate di Tivoli, ma proprio la campagna, la pura e semplice campagna di Roma, che seppero così ben descrivere le parole dei nordici che se ne inebriarono. Annotava nel 1804 Chateaubriand.
Nulla è paragonabile per bellezza alle linee dell'orizzonte romano, alla dolce inclinazione dei piani, ai contorni soavi e sfuggenti che lo limitano. Una tinta singolarmente armoniosa unisce la terra, il cielo e le acque. In questa campagna romana, nel corso del 600, era nata la concezione del paesaggio come stato d'animo. Le linee dell'orizzonte, i clivi delle colline, le chiome degli alberi lungo i corsi d'acqua divenivano sentimenti e la suprema felicità sembrava consistere nel perdersi e dileguarsi in una gran luce d'oro. Aveva scritto Meredith: ricordatevi di questa campagna, la chiarità, la luminosa plenitudine e le ombre pensose. Si cavano forme di numi da questo cielo, da questo verde. E casolari nei dintorni di Roma. Qui furono ospiti i più importanti fra quei pittori ai quali si deve la concezione del paesaggio come stato d'animo. Ne furono interpreti pittori italiani come Annibale Carracci, ma soprattutto stranieri. E tra gli stranieri soprattutto il francese Poussin. Il Poussin di certe opere come questa, nella bianca figura di un angelo accanto ad un santo, il pittore francese riassume come in un simbolo la religiosa tranquillità del paesaggio. Paesaggio che reca il segno dell'eternità. Paesaggio eroico. Questo senso del paesaggio era proprio necessario, come lo fu per i pittori del 600, popolarlo di figure e figurette di numi? Per Claudio Lorenese, ecco il suo famoso quadro Mercurio ruba i buoi ad Admeto, la sublimazione ideale della campagna fu sublimazione idilliaca piuttosto che eroica. Sulle orme del Poussin e di Claudio Lorenese si mise tra il 7 e l'800 il tirolese Joseph Anton Koch. Nel dipingere la sua campagna romana, sostituì ai numi le reali figure dei contadini e dei paesani. Il suo realismo sembra raggiungere la perfezione quando, al di là dei verdi boschi del piano, intravede i famosi paesi del contrafforte appenninico e coglie immagini di Olevano, Rocca Santo Stefano, San Vito Romano, con esemplare esattezza. Con tanta esattezza da permetterci oggi di sovrapporre le sue pitture con la realtà colta da un volo dal cielo. Eppure, malgrado questo realismo, anche le sue opere dipingono un paesaggio di sentimenti come quelle dei suoi predecessori. Paesi e rocche si ergono fra cortei di nubi e lente fumate terrestri che conferiscono profondità e movimento al paesaggio. Koch non vuol dare il pittoresco delle fuggevoli apparenze, ma la cristallina stabilità delle forme perenni. Al senso architettonico del paesaggio, conquista di secoli anteriori, il tirolese aggiunge la possente calma, la quieta grandezza, la nobile semplicità. Il paese di Cori è il suo tempio di Ercole. Mm.
Questo nostro volo in quel paesaggio agreste e luminoso, che ha ispirato poeti e pittori, e meglio forse i secondi dei primi, è stato intanto occasione per conoscere certi paesi della montagna laziale che il tempo ha risparmiato. San Gregorio da Sassuola, sopra Tivoli. Nel suo castello fu ospite Gogol, che scrisse qui di un immaginario principe romano. E narrando del suo vagabondare, descrisse i suoi grandi entusiasmi per quel paesaggio. Ripeteva Gogol: era bellissima la silenziosa e deserta campagna romana disseminata di rovine e di antichi monumenti. E ci piace immaginare che questo pensiero venisse al principe di Gogol mentre passeggiava accanto alle rovine del teatro romano che è sulla sommità del Monte Tuscolo. Altrove, laddove la campagna è tagliata dalle linee inconfondibili di antichi acquedotti, Gogol scrisse che quelle arcate in successione erano simili a una linea di fondamenta e l'orizzonte della campagna pareva fondersi con l'orizzonte in una linea diritta così netta che gli archi degli acquedotti romani sembravano sospesi, come incollati contro l'argenteo cielo brillante. Resti degli acquedotti che dall'Alto Appennino portavano acqua a Roma. Essi, ha scritto l'archeologo Lugli, sono l'opera più colossale e impegnativa che abbia compiuto l'ingegno umano nell'antichità. In fondo alle loro valli, gli acquedotti di Roma resistono ai secoli, ai millenni. Sono diventati passaggio per gli armenti dei pastori. E all'interno dei loro condotti, ove la terra si è accumulata, ma un rivolo d'acqua ha continuato a scorrere, cespugli e olivi selvatici sono cresciuti, creando un ponte vegetale tra verdi pendii e conche deserte. Pendii delle valli appenniniche, sino alle nevi delle cime più alte. Dal bianco di questa immagine quasi alpina, al bianco delle scogliere quasi africane di Ponza. Due opposti poli di quel confine geografico naturale del Lazio, che è così contraddittorio da farci chiedere, ma questa zona d'Italia che le carte disegnano al centro della penisola, tra Appennino e Tirreno, è proprio un'unica regione? Il Lazio non Lazio non è solo un paradosso geografico, già di per sé evidente nella contrapposizione del sud con il nord della regione, ma è anche un paradosso storico e culturale. Viterbo, ad esempio, ha un quartiere medioevale che ci ricorda quello di una città toscana o umbra. Il suo borgo del Pellegrino è un gioiello di urbanistica. È una contrada duecentesca giunta intatta sino a noi e ci ricorda simili quartieri di Siena o di Perugia. Da Viterbo ci alziamo in volo verso la grande pianura ai confini con la Toscana. Qui si stende una regione a parte della regione Lazio. È detta Tuscia, un nome che dice del legame storico e naturale di queste terre, lembo meridionale della Maremma, con la vicina Toscana.
Ricci, il suo ponte, la sua romita rocca, è il limite estremo di questo Lazio della solitudine. E ai margini meridionali della Tuscia è Tarquinia, che tra costa e piano si offre dal cielo irta di torri. Questo Lazio composito, di tradizioni culturali e stili tanto diversi, basta contrapporre la severità nuda, toscana, appunto, di una di queste torri di Tarquinia, alla torre campanaria di un'altra città laziale, Gaeta. Fa pensare questa alla Giralda di Siviglia, con le sue decorazioni spagnolesche, quasi islamizzanti. Gaeta, la sua montagna spaccata, e siamo già nel sud del Mediterraneo. Un altro mondo di luci e colori. E così, tra Gaeta e un paesaggio del Lazio nord-orientale, ancora un contrasto. Se laggiù ricordavamo il meridione più accecante, qui un'abbazia, in un paesaggio dolcemente sottomesso dall'uomo, fa pensare all'Umbria, a una terra di francescana dolcezza e severità. E questi campi? Sembra di essere in Emilia o Romagna. Siamo invece alle porte di Roma. È la piana di Maccarese, lavorata da contadini della Bassa del Po, qui emigrati alla fine del secolo scorso. Emilia e ora un paese di Sicilia o di Lucania. Invece siamo sempre nel Lazio. Sorvoliamo a Sperlonga, dalle case bianche e i tetti a terrazzo a picco sul mare. Il vero antico Lazio, quello storico, non quello amministrativo, è una minuscola terra distesa tra gli ultimi colli appenninici e il Tirreno. Una terra limitata dalle spiagge ove giunse Enea, corrugata da profondi valloni di tufo sui quali sorsero i primi centri abitati, irrigata dalle ultime pigre volute del corso del Tevere. Un insieme di pascoli ove abitavano quelle poche centinaia di pastori che si dissero latini. Una manciata di uomini perduti nella solitudine dell'Italia preistorica. Eppure quel dialetto che echeggiava nel silenzio delle abbeverate lungo il fiume è ora parlato con diversi accenti, ma pur sempre fedele alle sue radici, da centinaia di milioni di uomini di Europa, di America Latina e sparsi in altri continenti. Osservando questo modesto, ancor oggi quasi deserto lembo di terra, dominato dall'altrettanto solitario Soratte, quel destino di universalità del Lazio può sembrare incredibile. Per comprenderlo occorre forse evocare un esempio per ricordarne mille. Un esempio per riportare il discorso alla dimensione dell'uomo che abitò queste terre e senza posa per millenni operò, edificò, distrusse e ricostruì. L'esempio può essere Palestrina, uno dei più nobili e antichi paesi del Lazio. Era già centro fiorente 1000 anni prima di Cristo, divenne grande con Roma, che edificò su un tempio primitivo il più grande santuario dell'antichità, quello della fortuna primigenia. Sopra quei ruderi, 1000 anni dopo, l'uomo innalzò un altro capolavoro, il palazzo che vediamo ora dominare le antiche rovine, il Palazzo Barberini. Stratificazioni di storie e civiltà da sole capaci di spiegarci la grandezza di questa terra, delle sue genti. La descrizione del vero Lazio non sarebbe completa senza l'immagine di uno dei suoi tipici paesi alti sulla piana, un tempo regno di malaria, arroccati, stretti attorno al castello di un principe. Mura merlate, ricordo dei secoli della paura. Qui siamo a Sermoneta e voliamo attorno alla rocca dei Caetani. Mm.
Castelli e le rocche del Lazio, da quelli a difesa dei paesi sul monte a quelli a difesa delle coste sul mare. Posta a controllo della via Severiana, sul Tirreno, si specchia in mare Torre Astura. Vi si rifugiò Corradino di Svevia, ma il padrone del luogo, Giovanni Frangipane, tradì l'ospite e lo consegnò al suo carnefice Carlo d'Angiò. Mura cariche di storia. Le vicende, come onde, si infransero tumultuosamente, secolo dopo secolo, contro questi bastioni. Castello Odescalchi, che fu degli Orsini, e il castello di Santa Severa, eretto nel 1000, rifatto nel XVI secolo. Lungo questa costa incontriamo un'altra città laziale, Civitavecchia. Le sue mura sorsero nel 500 per difendere i moli della città e furono disegnate dal San Gallo e da Michelangelo. Il nostro volo sulle città del Lazio continua in verticale su Frosinone, la capitale della Ciociaria, centro in sempre continuo sviluppo. Altra provincia è Latina. Vi giungiamo sorvolando Sabaudia e il suo lago. Latina ha 40 anni di vita. Nata dal nulla, è oggi la seconda città del Lazio. È centro industriale, benché all'origine fosse stata concepita come capitale della vasta zona agricola sorta dalla bonifica pontina. L'ecologia ci dice che il prosciugare le paludi fu grave errore. D'altro canto, l'uomo per il quale la palude fu bonificata, oggi abbandona la campagna, attratto dalla città, qui come altrove. L'antica palude resta qualche ettaro ai margini delle zone bonificate. Vi si confondono il ricordo per il flagello che si chiamò malaria e il rimpianto per un così straordinario ambiente naturale per sempre perduto. L'ulivo ci introduce nella Sabina e ai suoi monti, ove l'uomo da generazioni ha strappato con dura fatica ai sassi il dolcissimo prezioso frutto dell'olio. Intanto ci avviciniamo a Rieti, il capoluogo di questa zona. Rieti è il suo centro storico. Severa architettura, pietre del colore dei monti alti tutt'attorno alla città. Sotto quelle ali bianche il convento francescano di Fonte Colombo, un legame con la vicina Umbria di cui tutta questa provincia sino al 1923 faceva parte. Nel 1927, laddove oggi sono i laghi artificiali del Salto e di Turano, la provincia di Rieti si ingrandì a spese dell'Abruzzo con i comuni di Amatrice e Leonessa. Ai confini meridionali del Lazio sorvoliamo le foci del Garigliano, una zona sottratta anch'essa nel 27 a una confinante regione, la Campania. Sul fiume sono le rovine di Minturne,
città che fu nemica di Roma. Da questa fu rasa al suolo e fu ricostruita poi sulla misura dei suoi conquistatori. Altri resti di Roma nel Lazio del Sud. Il tempio di Giove Anxur a Terracina, dedicato al dio fanciullo. Laddove non è snaturata dalla folle edilizia delle vacanze, la costa di questo Lazio del Sud si offre al navigante come in un tempo senza dimensione. Ulisse passò di qui e approdò in un luogo chiamato Circeo. Al di là della torre, detta di Paola, le rocce del Circeo, pietre dolomitiche e calcaree, precipiti sul mare. Si aprono a pelo d'acqua antri e grotte, chiaroscuri tra leggenda e preistoria. Grotte e pietre che hanno conservato i resti del Neanderthal più antico del Mediterraneo. Grotte e pietre ove ancora si può credere alla favola di Ulisse e la maga Circe. Il Circeo, quasi un'isola, sospesa tra pianura e mare. In quella pianura, le acque immobili di uno stagno. Ninfa, la sua villa castello, il suo piccolo lago. Questa villa nel sud della regione alla scoperta delle altre ville che si nascondono tra i boschi dell'Alto Lazio. Gioielli di questi paesi del verde cimino sono castelli mutati in ville, dimore di campagna sorte nella grande tradizione italiana del XV e XVI secolo. Siamo a Bassano Romano. Ecco la villa Odescalchi, un poderoso maniero trasformato in dimora gentilizia alla fine del Cinquecento. Un ponte unisce il palazzo al giardino all'italiana, dove le ordinate aiuole finiscono col confondersi con la macchia scomposta del colle. A Caprarola il palazzo Farnese è alto sul borgo. Mirabile scenografica mole cinquecentesca, opera del Vignola su precedente impianto architettonico di Antonio da Sangallo. Una pianta pentagonale racchiude un interno circolare. Solo la ripresa dal cielo può far conoscere la vera genialità di quest'opera, mostrandocene la pianta e i volumi così come i suoi grandi architetti l'avevano disegnati. Caprarola a Soriano del Cimino. Le ville approcci tra aiuole sovente in disordine. Il fascino di qualcosa di quasi negletto e allo stesso tempo grande. Vignanello, il giardino all'italiana di Villa Ruspoli. La mole della villa che fu castello. Anche qui il fascino di una grandiosità non affettata, un sapore villereccio che imparenta la dimora del signore a quelle dei borghigiani limitrofi.
più ariosa delle ville viterbesi, Villa Lante. Il paese di Bomarzo. Rustica acropoli quale se ne incontrano spesso nell'Italia centrale. Mite solennità di un paesaggio che contrasta con quelle mostruose escrescenze, quei sogni ed incubi da terreno vulcanico che sono i mostri nell'esotico parco che è proprio alle falde del paese. I famosi mostri di Bomarzo. Rozzezza di questa folla di sculture bizzarre accresce quell'impressione di opprimente violenza e di crudeltà che emana da queste mitologiche creature. Il parco di Bomarzo, una delle sorprese del Lazio e forse d'Italia. Dell'Alto Lazio, le rustiche acropoli dei colli di tufo. Il tufo, roccia docile al volere dell'uomo, cui ha dato mura naturali di difesa, ha reso facile il costruire le case, le rocche e le chiese. Ma questa docilità può mutarsi in fragilità e quando il tufo si sbriciola è la fine per tanti paesi. Un paese che muore, ecco Civita Bagnoregio. Il colle di tufo su cui sorge, eroso alla base, crolla portando con sé le case, pezzo a pezzo minacciando la sopravvivenza dell'intero borgo. Mura megalitiche di roccia naturale per tanti centri, grandi e piccoli, sorti sui calanchi tufacei di quell'ondulato altipiano d'origine vulcanica del Lazio settentrionale. E mura megalitiche erette dall'uomo attorno a tanti centri del Lazio meridionale. Ecco l'acropoli di Alatri,
la cui poderosa cinta di mura ciclopiche offre lo spettacolo di una costruzione megalitica del IV secolo a.C. La più perfettamente conservata d'Italia. Eguali mura ebbero molti centri di queste valli e l'antica capitale degli Ernici, popolo della Val del Sacco. Capitale oggi chiamata Anagni, cui giungiamo per ammirare dal cielo il suo duomo, eretto sul luogo dell'antica Acropoli, una delle più belle chiese romaniche nei dintorni di Roma. Dalla famosa bellezza del Duomo di Anagni alla pressoché sconosciuta bellezza della costruzione cistercense di Santa Maria Maggiore a Ferentino. Voliamo nella storia e nell'arte dei tempi cristiani, gli unici che hanno accenti e grandiosità che possano sostenere il confronto con quelli delle antichità etrusche e romane, così dominanti nel Lazio. Le linee gotiche della Certosa di Fossanova, vi morì San Tommaso d'Aquino nel 200, e la famosa abbazia di Monte Cassino, bianca sulle rocce bianche dei monti che chiudono il Lazio al suo estremo confine meridionale. Fondata nel 529 da San Benedetto, distrutta più volte e in tempi a noi vicini dalla furia della Seconda Guerra Mondiale, è ora un monumento ricostruito pezzo per pezzo. Gli anni, i secoli a venire, ridaranno a queste pietre, ora troppo nuove, la patina del tempo. Casamari, splendido centro culturale, ricco di beni che furono dispersi quando dei monaci benedettini l'abbazia divenne appannaggio dei cardinali di Roma. Un altro stile in un ben diverso paesaggio, l'abbazia di Farfa. L'abbazia di Farfa, unico esempio in Italia di un tipo carolingio di costruzione ecclesiastica. Questo itinerario nel grande tempo dell'arte cristiana potrebbe non aver fine nel Lazio. Un monumento ne evoca un altro e un altro ancora. Il monastero di Grottaferrata, luogo di rito greco-cattolico, e il ricordo greco si ritrova nei mosaici bizantineggianti. Oltre i monti che dominano le profonde ombre dell'alta valle dell'Aniene, i monasteri di Subiaco conservano altri ricordi dei luoghi e dell'opera di San Benedetto. Qui son li frati miei che dentro ai chiostri fermar li piedi e tennero il cor saldo. Da Monte Cassino a Subiaco, l'opera di Benedetto e dei suoi monaci prosegue, risorge dalle rovine, continua. L'autore è nelle mani di quegli uomini che ancora oggi scelgono le regole dell'ora et labora. Benedetto, in un'epoca di invasioni e di saccheggi, di disfacimento di istituzioni, trovò nella solitudine, nella meditazione e nel lavoro i rimedi per fermare i mali del mondo. Durante 6 secoli la sua regola rigenerò la vita monastica dell'Occidente. Nei boschi, l'eremo ove Benedetto pregava in solitudine. L'eco d'acque in questo silenzio è quello dell'Aniene. Scorre nella valle di Subiaco,
e il suo riflesso introduce il nostro volo sulle acque interne del Lazio. I laghi dei castelli romani. Dal cielo, in un unico sguardo panoramico, si possono cogliere congiuntamente le immagini dei laghi di Nemi e di Albano. A nord di Roma, Bracciano. Fra le campagne, il paese e il lago, il castello Orsini, con le sue torri, le sue mura, i suoi camminamenti merlati alti sulla parte più antica del paese. Anguillara, di fronte a Bracciano, è paese di pescatori. L'ultimo forse che sopravvive come tale sulle rive delle acque interne del Lazio. Il cotto dei suoi tetti è patinato dall'umido vento del lago. Un altro cratere vulcanico ricolmo d'acque. Vico. Tra il fitto della foresta Cimina è un lago dai toni di luce ove il verde si impasta in altri colori filtrati da boschi e valloni. Lungo queste ondulazioni verdi voliamo verso le campagne di Tuscania e i suoi tesori. Il nostro volo torna ai laghi. Quello di Bolsena si distende avanti a noi. È il più grande della regione, il più grande d'Italia tra quelli di origine vulcanica. Capodimonte, ai bordi del Bolsena, è borgo nato su una penisola di lava, di fronte alle isole del lago. L'isola Bisentina. L'isola Martana. Mezzaluna galleggiante in un cielo d'acqua. E il cielo si rispecchia in quest'altre acque di un bacino interno. Ma questo, benché lo sembri, non è un lago. Quest'area liquida dalle rive esagonali è quanto resta del porto di Traiano. Ormai lontano dalla costa, il luogo sopravvive alla storia per ricordare la grandezza di Roma sul mare. Di qui Roma si unì al resto del Mediterraneo con quelle navi che ancora navigano nell'immobilità della pietra scolpita o nel disegno dei mosaici. Ostia antica, se non può competere con Pompei per la ricchezza di resti o decorazioni interne, ha su Pompei il vantaggio di una maggiore solitudine e di un più sereno scenario naturale.
Ma il nome di Ostia non indica solo il luogo dell'antica città portuale di Roma, il morto silenzio di una distesa di rovine. Indica anche il mare dei romani di oggi, la domenica d'agosto. Il tumulto di una metropoli chiassosa che si accalca lungo la riva più caotica del Mediterraneo e forse del mondo. Il cemento sguaiato là dove la tradizione dice che sbarcò Enea. Eppure, nei campi poco lontani dal litorale di Lavinio, è venuta alla luce una reliquia così circonfusa di leggenda virgiliana che dovrebbe fare di questo luogo uno dei più sacri d'Italia. Alcune anonime tettoie segnano il punto ove l'archeologia ha portato alla luce 13 altari sacrificali che sono detti appunto altari di Enea. A poca distanza dagli altari di Lavinio, un paesaggio ci aiuta a confondere realtà e leggenda. Acque e fanghi, ribollenti e tinti da sotterranee infiltrazioni, ove gli antichi cercavano l'incontro con i presagi. Venne forse qui quel re latino che aveva incontrato un mitico Enea e aveva chiesto quale sarebbe stato il destino futuro del suo popolo se si fosse unito con gli uomini giunti da Oriente. Un luogo di mistero che aiutava gli antichi a interpretare il futuro può forse aiutare chi oggi vuol studiare il passato. Il passato dei tempi prima di Roma, i tempi della prima Roma. Sul Tevere, i resti del ponte più antico di Roma ricordano il guado dei pastori e dei mercanti prima che nascesse la città. Al guado, ancora ben visibile, si incrociavano due antiche vie e a quell'incrocio sarebbe sorta Roma. Una via veniva dal mare, portava il sale verso le montagne, sarebbe poi stata chiamata la Via Salaria. L'altra via andava dal nord al sud, univa le terre degli Etruschi a quelle dei Greci di Cuma e di Napoli. A poca distanza da quel guado, l'isola Tiberina, isola che scegliamo per un salto nel passato, sull'antica Roma dei Cesari. Quella Roma di cui solo il volo su una sua ricostruzione ci permette di misurare la vastità di vera metropoli. Colosseo, oggi, scheletro privo di marmi. Era così nella Roma dei Cesari. A ricordarci le colonne del Tempio di Venere, restano pochi frammenti e cespugli piantati al posto dei marmi. Il nostro volo continua, dalla Roma ricostruita ai suoi resti di 2000 anni dopo. Sul Palatino, più antichi degli antichi ruderi, sono i resti della Roma dei pastori. Qui sorgevano le capanne di Romolo. Nella roccia erano infissi, ne restano i buchi, pali di sostegno di quelle abitazioni che furono il primo nucleo della città futura. Ancora sul Palatino.
Domus Augustana, la dimora di Augusto e della sua famiglia, il cui solenne ricordo è affidato alle tavole di pietra dell'Ara Pacis. La grandezza di Roma. Eppure, quasi nessuno degli uomini di genio che resero così grande il nome di Roma, degli uomini che passeggiarono in queste strade, nelle vie sacre, davanti al Senato, davanti ai grandi templi della città, nessuno, a eccezione di Cesare e di Boezio, nacque a Roma. Cicerone nacque nel territorio d'Arpino, Catullo nacque a Verona, Virgilio a Mantova, Orazio a Venosa, Tito Livio a Padova, Properzio in Assisi, Ovidio a Sulmona, Apuleio era africano. Seneca e Lucano nacquero a Cordova, Stazio era napoletano, Tacito proveniva dalla Gallia. Dal cielo è forse ancora più evidente di quanto non lo sia da terra che quanto resta della Roma antica, in proporzione alle grandiosità che bassorilievi, colonne scolpite con le vicende imperiali e testi storici ci tramandano, è un patrimonio immenso. È un patrimonio immenso. Anche dopo i saccheggi dei barbari antichi, i Galli del 390, e meno antichi, il sacco di Roma del 1527 desolò l'urbe per parecchi decenni. Un patrimonio che documenta quanto i romani progredirono nell'arte edificatoria molto oltre alle premesse etrusche. La perizia degli ingegneri romani era fondata più sull'esperienza e sull'intelligenza che sul calcolo, eseguito col sussidio di due soli strumenti rudimentali, la livella e la groma. Dal centro archeologico del foro ai resti più prestigiosi dei dintorni della capitale, sino alla Villa Adriana. Palazzi, terme, teatri, ninfei che l'imperatore eresse nel primo secolo a ricordo dei luoghi che più l'avevano colpito nei suoi viaggi nelle lontane province. Frascati, la villa Aldobrandini. Dopo le ville degli imperatori, quelle dei papi e dei loro principi. Furono così numerose queste da creare una corona di parchi e palazzi tutto attorno a Roma. Le ville e i parchi, disegnati attorno ai palazzi principeschi, ecco quello Doria Panfili, furono nei secoli della Roma papale manifestazioni di potere e di opulenza delle famiglie nobili. Le ville, caratteristica di Roma, e oggi è Roma ad averle cancellate una ad una. La Roma moderna. Villa Doria Panfili,
non più alla periferia, ma ormai circondata dalla città, è tra le poche salva dall'onda incalzante del cemento e dell'asfalto. D'altre ville scomparse è persino difficile evocare il ricordo. Ad esempio, dove è ora la Basilica di Santa Maria Maggiore, al centro del popoloso quartiere Esquilino, c'era una spianata tranquilla con alberi e poche case. Case al confine dei campi. Dietro la basilica c'era l'ingresso di Villa Montalto, una delle più grandi di Roma. Solo se all'immagine d'oggi sovrapponiamo un dipinto d'epoca e un'opera del Koch, possiamo evocare una Santa Maria Maggiore alta sul suo colle verde, nel giardino che circondava le sue mura e le sue cupole. Il verde e il silenzio della Roma dei Papi. Santa Croce in Gerusalemme, un tempo basilica fuori di città, si levava in una campagna tagliata da bassi muri. Alla chiesa si giungeva per una via solitaria come una strada di Ferrara. La basilica era una mole isolata, come lo era San Giovanni in Laterano, al centro di parchi silenziosi, in un orizzonte sgombro, solo interrotto dai resti della cinta muraria della Roma antica. Quei resti della Roma antica che erano tutti circondati da campi e giardini, e questo aveva certo contribuito a creare attorno a queste rovine quell'atmosfera che incantava i visitatori stranieri. Dall'alto del Colosseo, che oggi dal cielo appare come costretto alla funzione di anello spartitraffico, un artista del Settecento, Jean-Baptiste Isabey, rappresentò in una litografia il campanile di Santa Francesca Romana e i resti della Basilica di Massenzio in un'atmosfera di diorama in cui si aggiravano due o tre figurette umane. Uno spazio di silenzio e contemplazione laddove oggi imperversa una corrente di traffico. Una zona di Roma ove ancora il verde e le rovine si mescolano e confondono. La via Appia Antica, dominata dalla tomba fortilizio medioevale di Cecilia Metella. Anche qui il silenzio, l'incanto è già spezzato da tempo. Ed è sempre più in pericolo la sopravvivenza di quest'ultimo luogo di Roma ove l'antica pietra e le campagne si offrono al visitatore di oggi come nei secoli passati. I quartieri della città premono ai confini dell'area archeologica e al suo interno opera la speculazione di alta classe. Un piano regolatore, mai rispettato, aveva destinato 2500 ettari, dalla porta San Sebastiano sino a tutta la zona monumentale della via Appia, ad un parco pubblico. Ma questo parco ancora non è stato realizzato e c'è solo da temere che diventi profetico quanto scrisse Goethe passeggiando tra l'Appia e la Porta Latina. Aveva scritto: gli antichi lavoravano per l'eternità e tutto avevano previsto tranne la demenza dei devastatori cui ogni cosa ha dovuto cedere. Nella pianta di Roma del Nolli del 1748, tre quarti dell'area di Roma sono occupati da parchi. Un secolo dopo, nella pianta del Murray del 1869, la situazione è pressappoco la stessa. Roma è ancora una città di giardini. Dal cielo è fin troppo evidente il guasto irreparabile degli ultimi 100 anni. Girone su girone, edifici eretti da una frettolosa edilizia si avvolgono a mo' di cavo intorno a Roma. La soffocano col soverchio di una uniforme elefantiasi.
il quartiere satellite dell'Eur, pur nell'enfasi di certi suoi palazzi, avrebbe potuto essere l'esempio di come una città, una capitale, può moltiplicarsi senza umiliarsi. Ma l'Eur è rimasto episodio a sé stante. Insomma, al di là dei suoi gironi di cemento, quella che si scopre nel suo insieme dal cielo può sembrare un'antica e nobile città. Solo se si scavalca un mare di case moderne, le ombre controluce delle pietre antiche emergono appena si intravedono nel cuore della metropoli. Emergono le cime di una piccola isola, come un grumo di sostanza grigia. Qui è l'anima di Roma. Roma vera, dove le pietre dei millenni si sommano e si confondono. La cupola del Pantheon, tempio pagano e chiesa cristiana. Una colonna con la gloria di un imperatore, di fronte alla gloria di palazzi barocchi e rinascimentali. Se in una veduta immaginaria si mettessero insieme tutti gli edifici costruiti a Roma durante il Rinascimento, a cominciare da Palazzo Farnese, il più bello di quelli cinquecenteschi, e l'ideale sfilata potrebbe poi continuare con Villa Medici, alta tra i pini, e poi con la michelangiolesca piazza del Campidoglio, si avrebbe un'ideale città che evocherebbe l'aurea epoca rinascimentale, meglio forse ancora di Firenze, Urbino, Ferrara. Chiese, palazzi e ville nei parchi. Edifici rinascimentali, tardo-rinascimentali, barocchi. Il volto inconfondibile della Roma papale. Quasi ovunque a Roma, le pietre antiche, abbattute, sono servite per nuove costruzioni. Davanti a Palazzo Barberini e ai suoi marmi, il motto scherzoso di Urbano VIII, «Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini», evoca questa continua trasformazione della Roma antica, la sua materia più nobile mai morta, destinata a rinascere per essere sempre viva. Da Palazzo Farnese l'occhio spazia sui monumenti della città capitale d'Italia, i monumenti della storia più recente e di quella più remota. Roma, una panoramica stupefacente di secoli, di opere, di nomi. Nessuno potrebbe mai conoscere in una sola vita tutto ciò che questo mare di tetti e di mura nasconde e protegge. L'opera d'arte sublime, il dettaglio ignoto. Immagini per evocare i nomi e le opere di Raffaello e di Bernini, del Guercino, del Caravaggio, di Borromini, di Michelangelo. I capolavori infiniti di maestri e di allievi, di pittori, scultori, architetti che vissero e lavorarono in queste strade, in queste piazze. I più grandi artisti creatori si confusero nei secoli tra questa gente umile e chiassosa, scanzonata, spesso irritante ma che non si riesce a non amare. Il popolo vero, la piccola comunità della Roma vera.
la gente di Campo dei Fiori, che ci ricorda il suo poeta più grande, il Belli. Il Belli che scrisse: «Si moro e poi rinasco, preghi Dio di rinasci a Roma mia». Piazza Navona, il barocco e il suo trionfo. La piazza, gli edifici, il quartiere che le è attorno. Spettacolo dal cielo particolarmente emozionante, perché il disegno di quel lungo spazio ovale ci appare non solo come il più perfetto gioiello del centro di Roma, ma come il ricordo di una città scomparsa che sopravvive tra gli uomini di un altro tempo. La Fontana dei Fiumi del Bernini, apoteosi di un certo tipo di monumento della Roma seicentesca, analoga a quelle macchine che solevano costruirsi per le feste, i trionfi e le canonizzazioni. La Fontana di Trevi del Salvi, un'altra ancor più fantastica macchina trionfale. Nelle ville, il gioco delle acque torna a confondersi con il rustico paesaggio dei giardini. Le fontane, terragne di colore, di verdigne, di muschi e licheni, paiono annunciare il riassorbimento nella natura di forme che il mito e la mano dell'uomo avevano evocato dallo stesso scenario naturale. Il Tevere. Ingabbiato in un muraglione necessario per liberare Roma dall'incubo delle inondazioni, è un fiume che non tiene a chi vi passa accanto, come la Senna e il Tamigi, che uno si incanta a guardar scorrere. Eppure, attorno alle sue rive si alzano monumenti famosi, e fra tutti uno dei più ammirati di Roma, Castel Sant'Angelo. Più a monte, il Tevere di Roma ci offre lo spettacolo di Ponte Milvio. Il fascino di questo luogo è purtroppo da tempo perduto, così come, quasi ovunque, il corso del fiume attraverso la città, laddove essa è troppo anonima e grigia. Forse, per comprendere il fascino che un tempo aveva il Tevere di Roma, occorre attendere il momento in cui cala il sole d'estate. Tutto si offre allora in una luce che sembra non aver pari nel mondo. La Torre delle Milizie, un'immagine per evocare il Medioevo di Roma e la sua arte romanica. Dai mosaici della Basilica di San Lorenzo al chiostro della Basilica di San Paolo, Santa Maria in Cosmedin, mura cristiane sorte su mura romane. Romanica è la scultura d'Arnolfo di Cambio a Santa Maria Maggiore. L'esempio più integro di prima basilica romana, Sant'Agnese. A Santa Cecilia le figure ieratiche di Pietro Cavallini evocano quelle più antiche di mille anni della Roma sotterranea, la Roma delle catacombe.
le catacombe cristiane, ma anche quelle di altri culti segreti della Roma antica. La controparte della lugubre Roma sotterranea sarebbe qualcosa come una Roma pensile. Arcipelago di isole sospese sugli abissi delle arterie e dei vicoli, di fronte all'infinita varietà di combinazione degli stessi eterni elementi, cupole, scale, torri, frontoni, colonne, giardini. La Roma di ieri, la Roma di oggi. Eppure, anche se malmessa, straziata, sventrata, privata dei parchi gentilizi, congestionata dal traffico, Roma è così ricca d'incanto che ancora le ne avanza. E conviene concludere ogni invettiva che le si possa rivolgere con la famosa filippica del romanziere americano Nathaniel Hawthorne, che poco dopo la metà dell'Ottocento scrisse: quando l'abbiamo lasciata, odiandola con tutte le forze, e aggiungendo la nostra maledizione agli infiniti anatemi che i suoi antichi delitti le hanno senza dubbio tirato addosso, quando abbiamo lasciato Roma in tale umore, rimaniamo stupiti di scoprire a poco che le corde sensibili del nostro cuore si sono misteriosamente attaccate alla città eterna e ci tirano di nuovo verso di essa, come se essa ci fosse più familiare, come se fosse più intimamente la nostra patria del luogo medesimo dove siamo nati.